Un cordiale saluto a tutti gli amici del gruppo Facebook e canale YouTube Noi di Santa Severina. Giovedì 9 marzo, proprio alcuni giorni fa, l'amministrazione comunale di Santa Severina ha deciso di consegnare un riconoscimento a zio Leonardo Malzano, sopravvissuto ai campi di concentramento nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Zio Leonardo arriva così a tre riconoscimenti avuto nel corso degli anni: medaglia d'oro al valore militare lo scorso anno, anzi nel 2015, un'altra medaglia lo scorso anno, e quest'anno questa targa omaggio da parte dell'amministrazione comunale. Presente non solamente i Santa Severesi, ma anche importanti televisioni nazionali come la RAI e locali, e poi anche l'Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina, i vari livelli di studenti che nel corso della premiazione hanno fatto diverse domande a zio Leonardo e che poi alla fine hanno veramente potuto godere di quello che lui ha detto. Presento ovviamente anche i familiari, Elisa, la nipote che ha avuto fortemente la medaglia valore militare nel 2015 e da cui è partito tutto. Alla fine della manifestazione si è usciti fuori dalla sala consiliare Nino Biondo del comune di Santa Severina, si è andati in Piazza Campo, inno nazionale da parte della banda della scuola dell'Istituto Omnicomprensivo e tanti apprezzamenti e riconoscimenti verso colui che è veramente una persona onesta e un esempio da seguire. Guardate. Il senso del nostro essere qui, dunque, sta proprio nel voler ribadire un profondo legame tra le nostre giovani vite e quelle di chi ha sofferto e lottato, per non aver voluto rinunciare al diritto di essere un uomo libero. La libertà e la dignità devono essere conquistate giorno dopo giorno. Questo testimonia la vita di Leonardo Marzano. Ma non sempre siamo consapevoli di questo. Spesso diamo per scontato che ormai il male è vinto, è battuto, e quello che è stato non tornerà mai più. Purtroppo non è così. Rigurgiti sempre più forti di intolleranza, odio etnico e discriminazione religiosa minano le coscienze. In questi tempi di crisi di valori, ancora prima che economica e sociale, è facile individuare nei più deboli e negli emarginati colpevoli, i capri espiatori. È sempre secchi i miei occhi, arida la mia carne, morto il mio cuore. Ti ho invocato, Signore, tutte le notti ti ho invocato. Ho chiesto la tua luce. L'ho vista negli occhi di mia madre, si è spenta col fumo del camino. Sulle spalle sentivo il grido del comandante, quel respiro pesante bloccava il mio cuore. Chiederai perdono, di questo sono sicuro, ma quando mi ucciderai, sul tuo sentiero sorgerà il buio. Ti ho invocato, Signore, tutte le notti ti ho invocato. Ho chiesto la tua luce. L'ho vista negli occhi di mio padre. Si è spenta col fumo del camino. In bocca non ho parole umane per dire il dolore. Non odo più voci fanciulle e corse assolate, malatrati di cani e passi pesanti nel gelido fango. In questo sino ha visto il mio nome. A Leonardo Marzano, sopravvissuto ai campi di concentramento, testimone della nella nostra comunità della dignità del Grazie.
Allora, come vi avevo promesso, siamo Curuzzo Leonardo Marzano. Zio Leonardo, questa è la terza intervista che ti faccio. Ma ne facciamo ogni anno. Se campano. Visto che ogni anno vi premiamo, ogni anno fare interviste. Certo. Allora, zio Leonardo, questo è un piccolo opuscoletto che ha realizzato vostra nipote Elisa, in cui si parla un pochino della vostra vita che avete fatto nei campi di concentramento, nel nazismo. Quest'anno siete stato premiato il 27 gennaio con la medaglia della liberazione, che l'avete ricevuta a Crotone. Lo scorso anno, l'avete pure nel 2015, avete ricevuto invece la medaglia d'oro al valore militare. Quindi sono due medaglie. E l'abbiamo messa. E l'abbiamo messa e sono qua. E proprio alcuni giorni fa il comune di Santa Severina vi ho omaggiato di una bellissima targa al valore per i vostri anni trascorsi nella guerra in Germania. È stata una giornata molto emozionante, perché anche se voi avete ricevuto la medaglia a Crotone, però riceverla nel proprio paese, con i propri abitanti, i propri amici, gli anziani che vi conoscono, i bambini, i ragazzi da scuola, è un'emozione forte, più forte. Com'è stata questa giornata? L'emozione vostra com'è stata? Per me non l'immaginavo io, perché loro sapevo che un sindaco non voleva fare un'incrociata, nemmeno mia figlia, nemmeno il mio nipote. Non lo sapeva nessuno? No, non lo sapeva nessuno. Poi gli ultimi giorni ha detto, ma noi li volevamo pure preparare, che a chi si tratta? Così voleva fare un'incrociata, non lo so come l'ha concepita questione, no. All'ultimo giorno mio nipote, mia figlia si è interessata, ma cacchio, com'è organizzata? Come si svolgerà, che succederà? Come è organizzata questione? Anche per si preparare, no? È organizzata, io mi voglio pure preparare. Certo, certo. Questa mia figlia diceva. Certo, certo. E allora, poi siamo messi in contatto con lo sindaco. E si sono organizzati. Ho detto, ma qua stiamo facendo così, cosa c'è detto lo sindaco? Okay. Allora, arriviamo alla mattina, che c'è, al pomeriggio, che c'è sta cosa qua. Allora. Vanno accompagnati al comune. Ci ha comunicato tutto che arrivano. Ok. Qua. Ma in sei giorni come vuoi fare Elisa? Okay. Ha detto una cosa, me l'hai preparata. Certamente. Poveretta, e Giuda ci ha preparato sulle briciole. Ok, ok, ok. Se l'ha preparato, okay. Ha detto me ne vado senza. Certo. Ha detto non capace che. Devo lasciare qualcosa, no? È giusto. E quando a mia nipote si è preparato un discorso che avete fare a parte okay. Lei. Ok. E di più ho organizzato i librettini. No, organizzati. Questi sono dei librettini che degli opuscoli che Elisa aveva già realizzato nel 2015, però adesso li ha ampliati, ha messo altre sezioni con delle foto. Per dare anche quelli che erano presenti allo circo. E ha omaggiato tutti. Sì, di questi libricini. L'omaggio diciamo da parte vostra. Da parte nostra, no. In modo che resti pure un ricordo, no? Ed è stato. Ok. Allora, arriviamo alla nostra. Siete già sotto già. Mi hanno fatto l'applauso, solo. Siamo già sotto già. Poi no, poi mi ha intervistato. Ara, pure Ara è solo là. Ma ha messo su bambino sedile, che volete sapere. Ho capito. Solo là, ma noi siamo meglio da Rai, solo là. Sì. Noi siamo meglio da Rai, no? Solo. Poi ci ha detto qua, mi scura a contare tutti i cose. E poi è troppo lungo. E ci hai dato un libricino. Ha trovato qualche cosa. E allora poi subito tutta la gente, la sala, si era già venuto a cominciare a iniziare, a sospese. E poi ognuno a scuola media ha detto subito l'alunna, un liceo l'alunna hanno detto sua. Poi ha parlato il sindaco, il dottore Cortese, hanno parlato un po' di ognuno, un parico. Certo. Insomma, la cosa si è arrivata e per me
una cosa bellissima, zio Leonardo. Solo cioè, è stata una cosa che... A me mi hanno raccontato che tutti i ragazzini che c'erano, gli studenti, mi guardavano con un occhio particolare, perché questi ragazzi li studiano sui libri, quello che invece voi avete passato realmente, giusto? Solo una... Sì. È una cosa meravigliosa, no? Ma tutti i guaglioni mi guardavano proprio innamorati, solo una... E che a me è passata Franchina, che c'era tu lì vicino, sì, sì. C'era l'ufficio, certo, certo, il Cavallone, sì. Allora praticamente mo ha fatto un coso per lo portare alla scuola, me l'ha detto mamma, sa mamma, addirittura, bello, mi ha detto, sommamente non c'è. Ma sono pure per la scuola, solo che l'aiuto già alguna cosa c'è, okay. Sono mente a te, c'è mai certo, certo. Allora, ogni qualvolta io intervisto zio Leonardo ci racconta sempre qualche storia, qualche piccolo episodio. Ovviamente la sua storia bellica, usiamo il termine, è piena di episodi che la nipote Elisa sta raccogliendo in un libro che poi alla fine verrà pubblicato e poi vi diremo, insomma, questa è una piccola sorpresa. Zio Leonardo, voi partite all'età di 23 anni in guerra e poi ritornate nel 43, poi ritornate alla fine del 45 a settembre. Fra i tanti, tanti storielli che mi avete raccontato c'è anche la storia di una tedesca che vi aveva preso in buon volere a voi, giusto? E vi portava con lei per fare dei lavori perché voi eravate muratori. Che cosa è successo? Spiegatecelo a questi amici. Perché è successo che tutti i mattini l'interprete se ne è accorto, ma come mai che... Come mai la costa qui sceglie sempre a voi, a Marzano? Tutti i mattini sceglie da questo qui, sono messi in sospetto i tedeschi, ok. Erano furbi, ma come... Allora mi dice, ma si vede che io non lavoravo. Sono perché voi eravate muratore e... Avevate incastrato i tubi, poi... Perfetto, perfetto. Abbiamo portato i tubi. Perché a questa tedesca gli avevano assegnato anche altri prigionieri, però lei insisteva che voleva sempre a voi, no, zio Leonardo. Questo corrucami teneva l'obbligo che alla stazione arrivavano questi tubi. Lei li caricava? E li caricava e voleva l'operaio, che c'era la ruetta. Certo, certo. Li caricava e poi li portava vicino al campo di concentramento. E faceva dei lavori. Per fare cose. I lavori, sì, sì. Per gli scherzi. Sì, 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 sì. E li voleva sempre a bocchi. Allora, tutti i mattini, un interprete se ne accorto che io portava i fagottini mi preparavo. Praticamente di nascosto gli portava dei fagottini di pane e marmellata e sulle navi si mangiava ovviamente. Praticamente se tu ne disamenei io... Ma è buono con i cavoli. Mi dogno una salvata. Certo, c'è un potetto sulle navi. Un potetto. Peppiamo la secondo. Penso che ce l'ho non parlate. E non compagno tu suo, ha detto ma perché? Può sempre a Marzano. Non ci manna a me, ma capì? Poi questa casa è imposta, i tedeschi sono... Il sospettito. Dice, perché che staccavo sempre a Marzano? Ma c'è che pensavo di l'interprete. C'erano pochi gelosie. C'erano pochi gelosie. C'erano pochi gelosie. Insomma, alla fine che è successo? Alla fine che poi mi hanno fatto guardia, i tedeschi sono messi... E vanno trovato in una baracca con questa... E vanno trovato in una baracca che lei sa... Ha detto che aveva da pigliare certe attrezze. Invece non era vera, per farvi mangiare qualcosa, per stare un po' insieme. Teneva qualche scopo. Certo, certo. Poi cos'è successo? A un certo punto il suo Leonardo non l'ha vista più. Non l'ha vista più rientrare. Certo. Lei ha domandato l'interprete. Ma che è successo? Ma mi sapete dire? Che fine ha fatto? L'interprete, caro mio, l'hanno trovato in sacca la baracca. Ce l'ho messa a casa, la capa. Cioè, non sa dove l'hanno mandata, no? Non ne hai saputo più niente. Praticamente hanno scoperto tutto tedesco, l'hanno rasato, gli hanno messo la catrame liquida in testa e poi non si sa che... Hanno sospettato i tedeschi, certo. Chissà che guai, le immagini, guarda, cazzo, è stupidito con un prigioniero, non lo so come l'hanno... Perché mi aveva detto che poi quando sarebbe finita la guerra... Sarebbe voluto andare in Italia con voi, no? Se si spezza la guerra, sì? No, sono scapole, mi porto in Italia. Zio, no, sarei innamorata, poverella, no? Quindi diciamo una verità, sfatiamo una cosa, tutti quanti pensano che i soldati tedeschi erano maligni, non erano tutti così, no, c'erano anche quelli buoni, no? Quelli che magari vi aiutavano alla muciola. No. Delle volte ne portavano che c'erano i bombardamenti a tappeta, no? Sì. Sì. E poi ne svegliavano e andavano a rimaceria. Sì, sì.
trovavamo la gente che... Che mi aiutava, no? Mi aiutava. Certo, certo. Insomma, certo, certo. Trovava la brava gente. Zio, ora vuoi fare una domanda importante. Allora, voi avete rischiato di morire tante volte, no? Solo no. Vi immaginate quante volte vi aiuta buono, siete stato furbo, siete stato fortunato, insomma in poche parole. Certo, no. Siete ancora qua. Sono stato fortunato. Una persona come voi che ha rischiato di morire tante volte, ha paura della morte. La morte ci dà una paura. Voi anche, anche adesso avete paura della morte, zio? Adesso tengo paura mo, perché l'anziano sì. Vengono fino a dentro e non mancano a capo. Certo, certo, certo. Pure mo tengo paura, pure se vai a me per la pensione, che succede, ne stai vedendo? Certo, certo, certo. Di tanti colori ne certo, stai certo. Vedendo. Avete visto ieri quello là in un paese del nord, ha trovato uno dentro, l'ha dovuto ammazzare, e mo è inquisito. Un po' varie in quei sede e che non ha... Praticamente mo ci avevamo paura, ringrazio a Dio che mo ci avevamo stamisata. Certo, certo, certo. Insomma, questi... Ma voi sapete che avete la guardia del corpo, no? Sì. Se avete bisogno, sapete, no? Poi del resto, sa gioventù di oggi sì. Sta perdendo l'orizzonte, sta perdendo l'educazione, il prima base sì, sì, certo. E l'onestà non c'è più onestà non c'è più onestà e questo lo dico proprio che giorno più giorno io me ne accorgo certo zio no. Giorno più giorno io leggo il giornale certo certo e sempre notizie negative e cose brutte certe cose che non dovrebbero succedere certo certo e purtroppo ringrazio a Dio che stavamo bene, l'anziano teniamo a pensione. Però zio, no, forse la troppa libertà ha portato pure a queste cose, no? Erano più felici una volta, digiuno, molti fame. Certo. Dicevo, ma un giovanotto non riesce a si formare una famiglia. Avete ragione. Non riesce perché c'è troppa libertà. Io non lo so, io giorno più giorno no, un mio ragionamento della vita è cambiato. Stavamo più bene una volta che certo. Erano più affiatati. Certo, certo. E di uno certo. Per ammazzare un maiale, certo, certo. Tutti riuniti, ma la famiglia che... Manca un ammazzo il maiale, più ma solo manca un ammazzo. La famiglia che ha cresciuto, i figli laureati che... Sì, sì. E i giovani a lei partono e rimangono dopo certo, tanti sacrifici. Certo, certo, certo. Insomma, questione. La questione non è messa bene. Non zio, è no. Messa bene. Paradossalmente stava meglio prima che adesso. Io c'era un soldo che circola. Certo. Però non c'è quell'armonia una volta. Una volta zio no, si ammazzavano perché c'era un'armonia, 5 sia giorni di festa, si festeggiava. Veniva a Natale perché veniva, no, veniva no, a Pasqua, cuzzupa. E come sapeva che era cuzzupa, no? Solo no, perché la povertà. Sparavano i campioni, noi ne imbrigavamo con la mamma. Ma a mia era cuzzupa mi ci ha messo nulla. Ero papà c'è, ma è che c'era il papà da casa. E se giustamente è chiuso. Vedi che tutti gli episodi mi ricordo. E a me mi piace raccontare più le cose maluse, ma non mo che si sa bene. Certo. Perché? Per fare capire che è una moda come era una volta. Perché no, un giovanotto non riesce a formare una famiglia. Ma anche perché non c'è lavoro sulle norme. Non c'è lavoro, però non riesce perché c'è troppa libertà. Certo. E la donna mo è pendente di divorziare. Certo. Diceva un amico mio che c'è più sopportazione. Insomma, ti conto, ce l'ho fatto due. È vero. Oramai si divorziano tutti, ormai la minima cosa non si lascia. Tutti i giorni stai vedendo cose. Cose che si lascia, sempre lì. Il giornale. Certo, certo. E trovo sopra il giornale tante cose. Zio Leonardo ogni mattina prende il giornale da Mario Lagartola e viene qua. E lo troviamo sempre, quindi praticamente è sempre informato su tutto. Su tutte le cose. Zio Leonardo, prima di chiudere, a chi ne volevamo ringraziare? A prima ringraziamo un sindaco che mi ha fatto questa sorpresa. Bravissimo. E a tutti i paesani pure, no? Che sono tutti venuti. I paesani, l'amministrazione, a tutti. E poi a te che ti sta per tutto sto fastidio. È un fastidio, sono, ma, gli amo con il cavolo. Cioè,
Sai com'è? Mi ha fatto pure un regalo. No, non per me solo, per no, tutto lo so. Santo Severino. Solo no, io con voi faccio pure queste interviste. Vado commosso, mannaggia. Perché questi sono documenti, Solena, anche questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con voi, sono cose che restano, resteranno nei secoli, anche 200 anni, morite voi, moro io, moro. Sono cose che devono restare. Questi filmati andranno pure nelle scuole, le persone hanno a vedere, se vogliono hanno capisciuto come era una volta vita, come è stata la prigionia. Perché mo, come dicete voi, c'è troppa libertà e non va bene. Non va bene, zio Leonardo. Un ringraziamento a vostra figlia Mena e soprattutto, zio Leonardo, ovviamente anche al marito. Non è che sono stato sfortunato solo per la cosa, per quando sono stato senza mamma, senza fotografia, senza niente, sì, sì. nemmeno la mamma. Ho capito. Ho fatto la mia vita come muratore, sì. Tutto il lavoro pesante. Io. Certo. Tutta voi, hai cresciuto la famiglia con l'onestà e senza... ho conosciuto la legge non la conosco. No, io me ne accorgo pure come gestite qua la... un circolo, no? Sì. Come lo gestite, mi rendo conto che la mattina venite, pulite, sempre precise e puntuali, con tutto calzone, insomma avete pure le tavole, non è che siete un quadrarino. E ci passo la vita, io ci passo il tempo, ci passo la vita proprio. Io sono testimone di quello che fa Zio Leonardo, non lo dico perché, perché mo ci troviamo qua, stiamo facendo interviste, ma io vengo qua sempre, ho la mia web tv qua accanto al Zio Leonardo. Zio Leonardo ogni mattina quando può, e può quasi ogni giorno, arriva, va là dentro, pulisce, lava i bagni, alla sua età lava i bagni, apre, fa ariare un po', perché per dare l'opportunità a tutti di venire qui al circolo, per dimostrare che il circolo la mattina viene aperto, ci sono delle persone che vengono e un surinato, ecco, da qui si evince la socialità di quest'uomo, che è anche una semplice cosa come quella di aprire un circolo, una stanza, per lui è una grande cosa dopo quello che ha passato, insomma, non è giusto. Non per me, ma anzi dobbiamo ringraziare un sindaco che vi ha dato questa stanza. Mi ha dato questo locale, certo. Eppure a te te l'ha dato questo locale. Certo. O paghiamo luce, paghiamo internet, paghiamo niente. Guarda che è una cosa importante per noi, ma specialmente per me. Certo. Mi faccio quattro passi da casa, certo, fino a certo, qui. Certo. Io dove vado? A passeggiare con l'Italia. Ma lei mi pio un giornale, passo tempo, arrivo a mezzogiorno, mi ritiro a casa e stop. Salena, è questa camminata che facete ogni giorno che vi salva, l'avete capito? Andate a camminare, fate benissimo, certo, anzi, c'è una bella saletta dai, di griciglie. Certe volte la mattina vengo qua solo, con un mal tempo, vedo anziani che spazzino a campo, con un locale che mi ha dato il comune, non lo riconosci. Ognuno giustamente la pensa, sì, no? Solo pensa, noi, no. Voi siete la persona giustamente giusta, ma ognuno la pensa come può. Oh, c'è magari persone che. Persone che te ne vai su, no? E magari cauciuvano venire persone che. Non è... Zio Leonardo è molto, molto attaccato al circolo anziano, come avete capito. Però. Un sindaco non ha dato locale per gli anziani, certo. Non l'hanno mai avuto, senza. Certo. Non l'hanno mai avuto. E dovrà durare ancora tanti anni, Solena. Stiamo a ieri sera, ho preso un prete qui. Sì. Che mi ha di fare i due passamano. Sì. Cioè tu ci dici, sì. Con la tasca mia faccio. E mi ha detto non si può, così, ma ho detto come non si può? Noi anziani, i gradini sono alti. Sono alti, sì. Sì. Non passa male. Certo. Mi gira il rumore, mi apre, ci appare di... Ti prometto che li faccio, mi ha detto. Pure Don Serafino mi ha detto che li fa. Per farvi capire che io ho Uzzu Leonardo, un po' di anni fa, c'era il problema che quando alla posta le persone andavano a pagarsi o sapevano dove si sedere, perché c'erano solamente che i quattro scanne, come chiamavano loro. Zio Leonardo mi ha chiamato a me, ma te li puoi prendere 7-8 seggi che poi te le pago. Gliel'ho preso io dove lavoro, l'ho portato qua e Uzzu Leonardo a mano, 97 anni, se l'ha portata e se l'ha carriata da. Adesso che succede? Quando vanno alla posta a pagarsi c'è una marea di pensionati che attendono in fila, hanno dove sedersi. Ieri Uzzu Leonardo diceva tutti questi anziani che devono salire la gradinata che porta in chiesa non ce la fanno perché sono dei gradini un po' alti. Uzzu Leonardo poteva farsi anche gli affari suoi, invece no, che cosa ha fatto? È andato, ha chiamato Don Pierpaolo Arabia, il predietto, vedete che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare un passamano
o qualcosa che faciliti l'entrata in chiesa. La pago a spese mie. Io chiamo il fabbro, faccio fare il passamano e lo pago io. Quindi poi, vedete, zio Leonardo poteva farsi anche gli affari suoi, però è una persona che vive per la socialità, una persona che forse anche quello che ha passato in guerra ha fatto sì che lui diventasse così, giusto? Ma ha detto un prete, sì, che fanno fare a rampa, ha detto ma ci vanno fare, aspettiamo. Perché sono con una carrozzina, ma non puoi dire qua a rampa, no? Ci hai spiegato, arriva uno con una carrozzina, come ha da fare? Mi aiutavo a catanzare, c'è a rampa. Bravissimo. E qui perché non c'è? E qui non ci deve essere, perché giusto? Don Serafino si è scosto della maniera, insomma. Vabbè. Ieri lei ha detto. Lo so. Vi ho visto che l'aveva ci parlavate. Ma speriamo che ha detto, no, facciamo fare, ci vuole un po' di tempo. E parla con l'eccellenza, certo, fa la rampa, che arrivano pure che sono capate. Cioè, e hanno diritto ad andare in chiesa, no? Hanno diritto pure. Anzi, specialmente la chiesa per essere a favore queste cose, no? Sono la chiesa. E non che mi stai interessando, no, mi stai interessando da parecchio. Vabbè, ma se mi ha detto che mo si può fare, poi non interessiamo pure noi. Ha detto che... Comunque, prima di chiudere, dobbiamo ringraziare pure la nipote vostra, dobbiamo ringraziare ad Elisa. Che ci possiamo dire? Che ci sono tutti. Penso tutto meglio del mio nipote. Anche il fatto di prendere la medaglia d'oro al valore, tutto lei se l'è vista. Ha fatto ricerche, è andata a Roma, insomma, ha ottenuto il giusto, perché il suo Leonardo la guerra l'ha fatta bene. E mia che non mi conosceva, che avevo tanti compagni che sono morti. Certo. Grazie a lei che ha scoperto tante cose e noi sono arrivato proprio a un ringraziamento ufficiale a tutto il paese. No, so che io purtroppo nella prima sessione del consulato non sono potuto essere per questioni lavorative, però so che ha veramente molta stima vostro nipote. Molte persone che non la conoscevano hanno avuto modo di conoscerlo, hanno visto che è una persona seria, una persona per bene, come anche a me nella mamma ovviamente. È conosciuto pure a Catanzaro. Lo so. Ha piantato tutti i punteggi sui librettini che sta fanno. E ha fatto la tesi su di voi, no? La tesi della scuola l'ha fatta su di voi, Laura. Insomma, zio Leonardo è fonte di ispirazione non solo per gli alunni ma anche a livello universitario. Io ci lavoro a tutti i nonni, di trovare il nipote. Ma ce ne sono fatte. Elisa, penso che complimento meglio di questo tuo nonno non poteva farti. Ok, Zulena. Amo finito. E che sei la terza intervista? Mo c'è la quarta, la quinta, e poi c'è per i cent'anni, Solena. Per i cent'anni, se Dio vuole. Se Dio vuole, zio, no? Perché su cose. Voi facete la camera terra vostra ogni giorno e avete cucinato un problema. Non è che. Oh no, sono. Noi abbiamo un segretario che è venuto stamattina. Certo. Un precedente. Sì, perché c'è gente che ci guarda nell'intervista. Non è che sa che c'è una sala l'anziano. Certo. Ha conosciuto che qua ci sono gente che ancora nemmeno la sana, si sa. Certo. E guarda che lo so. È una vergogna. E ti senti male, ma io sono 9 anni che era appunto sa sale e ne saci tutte le cose, ne saci. Allora io mi faccio una promessa, ma posso fare una promessa? Come voglio fare una promessa? A 200 anni su Leonardo Mora, 200, perché a 100 ci siamo già, sarebbe. Solena. Questa sala, questo circolo dobbiamo intitolarlo Circolo Anziani Leonardo Mazzano. Una promessa, datemi la mano. Ma posso fare questa promessa? Il modo con un vostro resta sempre, Solena. Voi giovane, lei, io ce l'ho detto pure a tutti. Non me la vedo io, non vi preoccupate. Ma mi hanno detto, no, un circolo non si chiude. Non si deve chiudere. Tutti quanti mi chiamano. Vedete zio Leonardo come ci tiene a questo circolo, tutti quanti mi chiamano, un punto di riferimento, un comune, o dai che può dire un altro sindaco. No. Perché poi si vergogni. Certo, zio Leonardo. Però. Ma non lo fanno, zio, non puoi preoccupare. Non lo fanno, me l'hanno promesso che non lo fanno. Certo. Però faremo circo, sapete che bello? Vengono i figli vostri, ne potete vedere il circo l'anziano Leonardo Marzana, Chi è? Io nato 4 giorni, non tengo che ci No, zio Leonardo. Però. È una cosa bella, no? Cose che restano sempre nella vita. La mattina dove vai? Fino che mi figlio 4 passi, dove vai? Vai e mi fico cammino più un giornale, passo il tempo. Che è già tanto, Solena, è già una cosa buona. Ho visto i gatti, ma avevano seminato quasi le cose, i cazzi di gatti, ci ho messo una lana.
ha coperto i vasi delle e ci passo di me che andate delle erbe fuori e chi si quattro dove vai perché Giovanni fa anche le spezie con fuori ci sono i vasi no c'è un bagiosino c'è là cioè chi ne meglio vai per io quindi senza ci faccio prendere soldi facciamo risparmiare solo va bene. Siamo giunti al termine di questa ennesima intervista al grande zio Leonardo Marzano che ci ha anche detto nuovi aneddoti e nuove storie. Solena, io vi voglio bene, voi lo sapete. Ma non va bene sulla mia, sta volendo bene a tutti. Solena. Certe cose usano a tutti i parti. Ed è giusto, no? Ti stai interessando. Urena così tutto, Solena. Io vi ringrazio che mi ha dato competenza ancora per voi. Ci volesse pure. Ma va a accompagnare a casa, prendiamo quattro cigli, prendiamo pure quattro cigli. Io a casa me ne vado con quattro, perché mi fanno quattro passi a piedi. Avete sentito? Non la macchina, questo è rivolto ai giovani, io che non fanno manco mezzo metro a piedi. Macchina. Niente, a piedi. Io che mi figlio e camminare a piedi. Ma io posso venire con la macchina, io se... No, ma no, non mi fai la spesa e pigliare una cosa, una bottiglia. Non mi preoccupare. Sì. Ok, alla prossima. Grazie, Solena, grazie. Mio nonno è un eroe. Credevo questo quando lo guardavo sognante da bambina, mentre mi insegnava i nomi dei fiori e quelli degli animali. Ho appreso consapevolezza del fatto che fosse davvero un eroe crescendo, quando una sera, dopo insistenti pretese, si è seduto accanto a me, alla luce di un focolare, proprio a pochi metri da qui, e mi ha raccontato come ha sconfitto i nazisti. E questa consapevolezza è motivo di orgoglio, ma anche di paura, perché significa riconoscere ciò che è stato mio nonno e sentire il dovere di essere all'altezza. È per questo che ho deciso di capire fino in fondo come si sopravvive, come si può tenere vivo un ideale e difenderlo a costo della vita, della libertà. Ho capito davvero cosa significa essere liberi, perché libero non è chi non è rinchiuso in un lager, libero è chi è responsabile delle proprie idee, azioni e le difende. Dico questo perché mio nonno ha scoperto essere un IMI, un internato militare italiano, abbandonato dopo l'8 settembre del 43 dal suo re e dal suo governo. A mio nonno i tedeschi diedero una scelta, chiesero di scegliere fra tradire il proprio paese e i propri ideali e giurare fedeltà al nazismo e alla Germania, combattendo una guerra non sua, o finire in un campo di lavoro coatto, che poi si rivelò essere anche un campo di sterminio, fino alla fine. Gli italiani vennero messi in fila, ognuno decise per sé, chi giurava fedeltà al nazismo veniva marchiato sul braccio. Mio nonno disse di no, per questo è un eroe. E lo è anche perché ha avuto la forza e il coraggio di raccontare quello che ha vissuto a noi tutti, per farci capire che l'uomo è in grado di sopravvivere sempre, di ricostruirsi una vita, al di là dell'inimmaginabile devastazione che porta dentro di sé. C'è sempre tempo per costruire, tempo per sorridere, tempo per amare. C'è sempre tempo per rialzarsi e c'è in noi la forza di farlo ogni volta. Per questo la prima persona che oggi mi sento di ringraziare è mio nonno Leonardo. Io e la mia famiglia ci teniamo a ringraziare il sindaco, dottor Lucio Giordano, per averci regalato questo momento speciale, il presidente del Consiglio Comunale, la signora Claudia Cozza e tutti i componenti dell'amministrazione comunale, l'assessore alla cultura, dottor Bruno Cortese, per l'attenzione che rivolge in particolare agli anziani e per la grande amicizia, i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Diodato Borelli di Santa Severina, la dottoressa Ferrazzo, i professori e tutti gli alunni per la forza delle loro idee, il parroco Don Pierpaolo, il presidente della Proloco, dottoressa Teresa Gallo, per l'attenzione e la gentilezza, il professor Pino Barone per l'interesse storico, gli amici del Circolo Anziani, tutti i compaesani intervenuti, Patrizia Cardelli per l'attenzione silenziosa che ha avuto per mio nonno e un ringraziamento particolare a Tonino Parisi per esserci stato sempre in questi anni, per me, per la mia famiglia e per mio nonno.